Domenica 5 settembre, grande evento a Peschiera del Garda, ma non solo a Peschiera ma anche sul lago di Garda e anche nelle città vicine, in quanto ci sarà questa cerimonia, questo anniversario dei 500 anni dell'apparizione della Madonna del Frassine. Ci siamo anno per anno avvicinati a questo evento, Padre Pio è il rettore superiore del convento, del santuario, da anni si dedica a questa preparazione, ecco queste varie uscite che ha fatto nel piazzale del porto, poi la benedizione sul lago, cosa che ormai si avviene da diversi anni, ecco ci ha avvicinato, ci ha abituato un po' a venerare un po' di più questa Madonna che è un po' la Madonna di tutti noi. Beh certo, questo di aver avvicinato forse la Madonna e i cittadini di Peschiera, non perché non ci fosse prima una devozione particolare alla Madonna, ma facilmente era anche una celebrazione che rimaneva un po' staccata, no? Dal sentire come propria la realtà della Madonna del Frassino come regina del Garda. E così per la celebrazione dei 500 anni abbiamo pensato, ecco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, proprio di prepararsi a questo evento dei 500 anni in maniera, ecco, continuativa. Voi ci avete anche abituato ogni anno ad avere un vostro vescovo, avete il cardinale, invece per questa celebrazione è una cosa alla grande, i vescovi di tutte le province che abbracciano il Garda e non solo, sarà una giornata importante, soprattutto sarà un grande evento religioso. Sì, e questo anche è stato il motivo, ecco, di unire le varie diocesi che si affacciano al lago in un momento celebrativo. Quindi abbiamo invitato i vescovi, adesso aspettiamo perché avere la presenza dei vescovi non è sempre così scontato o facile perché sono sempre molto impegnati nell'attività, nella pastoralità della propria diocesi. Comunque noi li abbiamo invitati, adesso se non tutti, senz'altro alcuni arrivano e verranno, saranno presenti. Soprattutto anche voi come custodi del santuario, voi siete custodi interessanti a custodi del santuario qui di Peschiera, avete voluto anche provvedere al restauro dei dipinti all'interno dei vostri chiostri, quindi abbellire anche questo santuario. Beh, certo che era necessario dare anche far riapparire la bellezza del santuario, perché lungo i secoli si deteriora, però in questi anni c'è stata una pulitura all'interno del santuario negli anni 95-96, poi è stata adesso la pulitura dei chiostri, degli affreschi del Mottoni del 1600, dei chiostri e delle vele, poi l'impianto della illuminazione, la pulizia del coro, il coro del 1600, anche l'organo con il contributo dell'amministrazione comunale. Si sono fatti diversi lavori proprio per rendere non solo bella, ma soprattutto accogliente e calda, ecco, la casa della Madonna, direi che ha voluto essere così una presenza significativa nella nostra terra di Peschiera. Umberto Chincarini, sindaco di Peschiera del Garda, è uno dei protagonisti di questi eventi, nei suoi mandati di sindaco ha sempre sostenuto questa iniziativa, la cerimonia religiosa nel porto di Peschiera con la Madonna del Frassine, un evento che di solito arrivava ogni 5-10 anni, mi sembra invece ultimamente l'avete voluto in avvicinamento di questo cinquecentenario proporre ogni anno. Quest'anno ci saranno, mi sembra, 5 vescovi presenti, la cerimonia è importante e il Comune ha fatto la sua parte. Sì, noi abbiamo collaborato, si tratta di una manifestazione religiosa e quindi era per noi quasi obbligatorio rendere merito al santuario e a tutti coloro che hanno lavorato per festeggiare questo grandissimo avvenimento cristiano che fa parte della nostra storia. Il Comune si è impegnato, avete fatto anche con il santuario, con il rettore Padre Pio, un'ottima collaborazione e credo che anche le amministrazioni, altre amministrazioni dovrebbero essere un po' più vicine, perché non è il fatto di essere un segno religioso che debba condizionare poi il paese, ma il fatto di dimostrare alla gente che l'avvicinamento fra amministrazione pubblica e amministrazione religiosa possono convivere anche al di là delle opinioni. Sì, perché credo che in un momento come questo, particolarmente complicato dal punto di vista del comportamenti, io credo che essere e dichiararsi orgogliosi di essere cristiani, dando anche piena adesione a un programma che festeggi Maria,
nella sua apparizione scelta 500 anni fa di Peschiera. Credo che sia anche questo un segno di maturità per tutta la cittadinanza e la comunità e il Consiglio Comunale che ha votato e sostenuto questa idea. L'amministrazione comunale come sarà presente in questa occasione, in questa giornata del 5 settembre? Beh, l'organizzazione, diciamo così, logistica e insieme con l'Arma dei Carabinieri e della Sicurezza, a lago e a terra, le ordinanze per sospendere il traffico, la preparazione, i preparativi della piazza, del palco, delle seggiole, e insomma ci aspettiamo un grande afflusso di gente. Farla di domenica, una prima domenica di settembre, è un grande impegno per il traffico che sicuramente ci sarà sul lago come tutte le domeniche, e quindi credo che l'impegno sia soprattutto quello di consentire una celebrazione molto serena, molto tranquilla, raccolta con grande fede.